Domanda a Cacciari, perché io ritengo che sminuire quello che Berlusconi pensa o dice non sia totalmente corretto, perché rappresenta comunque 10 milioni di persone che l'hanno votato. L'altro aspetto che vorrei chiedere, io vedo che lei è contro il sistema sia centrodestra e molto critico nel centrosinistra, però quello che non ho ancora compreso, e le faccio una domanda da cittadino più che altro, qual è la soluzione che lei propone? Cioè, il male è a centrodestra, il male è a centrosinistra, e scusi, e a questo punto noi cosa facciamo? Cioè, la soluzione che lei propone qual è? Si vuol candidare lei? Si vuol proporre lei? Vuol mettersi in prima linea al posto del segretario del PD? No, per capire, perché una soluzione concreta dobbiamo trovarla. Posso... Cerchiamo di trovarla. Secondo me la soluzione qual è concreta proposta? La sua secondo proposta me, qual è? Le proposte ne ho fatte da 20 anni. È inutile siamo ancora qua, ripetere. Però siamo ancora problema. Purtroppo siamo ancora qua perché nessuna sono di poco incisive le sue, si arrabbia. Perché cacciare. Nessuna di queste proposte mie e di altri ragionevoli è stata minimamente diciamo così presa in considerazione né da centrodestra né da centrosinistra, e non lo so. Però siamo in questa situazione, so che siamo in una situazione all'orlo della catastrofe, perché se la disoccupazione continua a aumentare, se invece di parlare di occupazione di lavoro si continua a parlare di IMU, eccetera, eccetera, siamo fritti. Sì, però se io so che siamo in questa situazione, io le potrei fare un elenco dettagliato di tutte le proposte che sono state fatte da me e da altri in questi anni, anche per quanto riguarda la Costituzione, la riforma interna e l'organizzazione interna delle forze di centrosinistra, qualcuno lo sa, lei no, chiaramente, ma è questa è la situazione in cui siamo. Ora, in questa situazione di grandissima difficoltà, la proposta che mi ero permesso, ovviamente inascoltato perché non conto nulla, di fare era quella di andare ad un governo di scopo brevissimo e tornare a votare, perché questa situazione, che tradisce sostanzialmente il voto degli elettori, non può durare, non può andare bene, perché no. È chiaro, lei capisce perfettamente, che fare una campagna elettorale dicendo Berlusconi mai e fare l'opposto una settimana dopo non è proprio l'ideale della democrazia. Siamo della stessa... pare, no? Guardi, o le pare di sì a lei? Le pare di sì a lei? Se sia l'ideale della democrazia? Dopodiché mi può raccontare che è necessario fare così, perché la situazione è talmente catastrofica che se non si mette un taccone può darsi che la nave affondi, e posso essere d'accordo. E infatti Napolitano secondo me ha fatto l'unica cosa che poteva fare a questo punto, ma dire che tutto va bene madama la Marchesa, se permette, proprio no. Guardi, e allora io... siccome io non dirigo nulla, vorrei sapere da chi dirige, forse lei dirige qualcosa, che come intendete dirigere, se intendete continuare sì, però a dirigere vede, così oppure dovete cambiare giustamente qualcosa. Anche un professore, quindi perché io non intendo candidarmi da nessuna parte, ma chiedo a chi intende dirigere e chi ha la pretesa di dirigere che dica che cosa intende fare. Guardi, o se mi pensa spiace, che la situazione sia ottima, mi spiace al professor Cacciari averla agitata, la vedo agitata lei. È un po' perplessa, però vede lei. Io mi irritano le persone che lei rappresenta lì, professore, lei li ascolta gli alunni? Lei li ascolta gli alunni, professore? Fa parlare i suoi alunni. I suoi capi mi irritano, non lei. Ascolti magari anche un po' gli alunni. Volevo far vedere la foto di Ambrosoli, ce l'abbiamo, che oggi ha abbandonato il consiglio regionale in Lombardia, con un minuto di silenzio per Andreotti, anche per dire quanto è spaccato e ferito questo paese. E l'altra, pareva che ci fosse una foto di Napolitano e Letta che salutavano davanti a casa di Andreotti entrando alla Camera Ardente questa mattina. Ecco qui Napolitano e Gianni Letta che si salutano davanti, ma per dire quanto appunto la storia di Andreotti è ancora dentro la storia italiana e quanto anche il paese sia diviso e ferito anche in questa occasione. È una persona prima di un politico, cioè il gesto di Ambrosoli io non lo condivido per nulla. Vorrei vedere se lei avesse avuto un padre ammazzato in quel contesto, con la complicità. Cacciari, su questo è Cacciari, sentiamo un attimo Cacciari. Cacciari. Ma è evidente che Ambrosoli se ne va. Ma vogliamo scherzare? Ma che ragionamenti sono? Ma conosce la signora, la storia italiana di quegli anni? Certo. Ne ha una vaga idea. Ci sono anche dei libri di storia, sa, si informi.
anche se è giovane, beata lei, può anche leggere qualche libro, può leggere il libro di Gotto Oro, può leggere qualcosa, ma sa professore, verrà a fare ripetizioni da lei, che c'erano, prende, ma sa gli intrighi che c'erano in Italia in quegli anni, ma si vergogna, ma c'entra, è evidente che Ambrosoli se ne va, è evidente che Ambrosoli se ne va, ma cosa vuole, ma ha letto una qualcosa, ma conosce qualcosa, poi uno può condividere le idee o no, ma stia a Bruxelles, stia, ma cammina, per carità. Allora, forse vale la pena di ricordare che Umberto Ambrosoli è figlio. Ma legga qualcosa, legga il libro di Gotto, legga qualcosa, ci informi, parli con De Michelis, che lì un po' vicino e si faccia raccontare qualcosa da Gianni De Michelis. Gliela devo insegnare io, ma Dio santo, ma guarda te che cosa, De Michelis, ci aiuti a riportare la calma. Ma l'educazione è la storia d'Italia dentro questo gesto, non ci sono due persone, no? Salvi, ci scampi, ci liberi. Sì, sì, De Michelis, una parola saggia. Mia, che roba. Tutto questo dibattito mi sembra assolutamente frenetico. Non riesco a ritrovarmici minimamente. Ha ragione.